Amici di Cavallo Magazine, ben ritrovati all'interno del nostro notiziario. Anche questa settimana tante le notizie. Partiamo subito con la prima. Partiamo ovviamente parlando di rinopolmonite, questa vera e propria pandemia equina che sta tenendo banco oramai da una settimana. La Federazione Italiana Sport Equestri ha deciso di sospendere ogni tipo di attività agonistica su territorio nazionale fino al 21 di marzo, mentre la FEI ha deciso invece di prolungare questo periodo fino al 28 di marzo. In Italia purtroppo si registrano alcuni casi, noi di Cavallo Magazine abbiamo fatto diverse dirette parlando con i veterinari per monitorare la situazione sul nostro territorio. Continueremo a fare degli aggiornamenti. La FISE, sul sito proprio della FISE, così come noi di Cavallo Magazine, hanno diramato un vero e proprio vademecum sulle buone azioni da adottare nelle scuderie in caso di sospetta malattia. Quindi, insomma, ulteriori aggiornamenti verranno dati appena possibile, quando appunto ci saranno. Ma in quei pochi concorsi che si stanno svolgendo in questo momento, c'è da dire che i nostri cavalieri italiani si stanno veramente mettendo in evidenza. Così è successo a Villamora, nel CSI a 4 stelle, dove a far suonare l'Inno d'Italia ci ha pensato il campione italiano in carica, Pier Giorgio Bucci. Una straordinaria prova, la sua in sella a Coacella, è andato a vincere nella giornata di domenica il Gran Premio, avendo la meglio, pensate, in barrage per un solo secondo, con la sua diretta avversaria Kunja Bormann. Una straordinaria performance la sua e veramente tanti complimenti al campione italiano. Ma c'è un altro italiano che si è messo in evidenza in un concorso prestigiosissimo. Stiamo parlando di Lorenzo De Luca, che nella prima tappa del Global a Doha, prima tappa edizione 2021, tra l'altro curiosità, era la stessa tappa del 2020 prima che scoppiasse la pandemia. Lorenzo De Luca ha ottenuto uno straordinario secondo posto nel Gran Premio vinto dal belga Nils Bruijsnel. Per De Luca, in sella a Nuance Blu, una vittoria veramente incredibile, un secondo posto, forse il miglior risultato in carriera per questa fantastica cavalla di 10 anni. Un altro italiano ha avuto un'ottima prova in sella a Chaloux, stiamo parlando di Emanuele Gaudiano, che sono arrivati noni. A Wellington, in Florida, si è svolta la Coppa delle Nazioni, edizione 2021, la prima a 4 stelle da quando è scoppiata la pandemia. 8 le nazioni scese in campo e ad avere la meglio, pensate, con un solo punto di penalità nelle due manche, sono stati gli Stati Uniti. Parliamo adesso di Ippica, bel rientro alle gare del Vernissage Griff che non scendeva in pista dal Gran Premio Lotteria del 25 ottobre scorso. L'allievo di Alessandro Gocciadoro si è imposto nel Gran Premio Encat, un gruppo 3, sulla distanza dei 2250 metri, dotato di 40.000 euro. L'indiscussa classe di Vernissage è subito emersa quando, sul rallentamento di De Moys Racing, andato agevolmente al comando, il pupillo del Goccia ha iniziato la risalita e dopo 500 metri si è affiancato ai lati del battistrada, facilitato anche dal ritmo non particolarmente infuocato. Nelle fasi finali l'azione di Vernissage si fa veramente incisiva. In retta si sbarazza del calante De Moys e vince con sicurezza. 8 secondi Vincerò Gare, guidato da Pietro Gubellini. Terzo, Vaprio, con il sulky René Legati. E adesso parliamo di una curiosità, una notizia dal mondo del collezionismo che farà sicuramente impazzire tutti coloro che vedono e cercano cavalli dappertutto. Stiamo parlando dei 20 centesimi. Secondo quanto stabilito e stimato dagli esperti di numismatica, infatti, le monetine riportanti i cavalli da qui a qualche anno potrebbero assumere un valore davvero importante. È stato infatti stimato che il loro valore potrebbe raggiungere anche la cifra di 500 euro. Caccia ai 20 centesimi! L'ultima notizia, approdiamo a casa nostra perché nella live di questa sera si parlerà del mondo femminile. Per celebrare la festa della donna, infatti, Cavallo Magazine Live si tinge di rosa con 5 protagoniste d'eccezione: Giulia Martinengo Marché, Valentina Truppa, Sara Morganti, Costanza La Liscia e Paola Giacomini. Non mancate per celebrare al meglio le donne e queste grandi campionesse.
L'appuntamento con il nostro notiziario si conclude qui. Per ulteriori aggiornamenti restate sintonizzati sui nostri canali. L'appuntamento invece con il telegiornale è per lunedì prossimo. Ciao a tutti!